please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady... Ciao a tutti ragazzi and welcome to my channel. Oggi è video diverso, quindi rispondo alle vostre domande che mi avete fatto. Io ho messo due box, una anonima che sono la maggior parte delle domande, appunto, perché la gente non vuole far sapere evidentemente chi è che sta facendo la domanda. L'ho messa su Instagram con NGL. Poi abbiamo invece l'altra box dove invece era senza l'anonimo. In più vi ho chiesto di scrivere qua sotto su YouTube delle domande, però nessuno ha cagato la cosa, quindi niente, farò le domande che mi sono state fatte su Instagram, anche perché capisco il fatto che magari non tutti vogliono far sapere chi è o farlo pubblicamente, quindi penso che qua sotto su YouTube nessuno mi avrebbe mai fatto domande, ma appunto che sarebbe stato più comodo sempre farle su Instagram. Comunque, allora, direi iniziamo. Io qui ho le domande comunque da leggere, quindi leggerò le domande e vi risponderò. Io non avevo mai fatto questa tipologia di video, avevo fatto solo la tipologia di video 30 cose che non sapete su di me. E spoiler, tra parentesi, a breve vado in vacanza, quindi preparatevi con i vlog estivi. Non farò la vacanza lunga dell'anno scorso, sarà solo una settimana, andiamo a Jesolo, però perlomeno in ogni caso è sempre una vacanza, quindi voglio comunque portarvi con me. E prima di tutto facciamo il video in cui facciamo la valigia insieme, non può mancare quel pezzo. Cominciamo subito con le domande. Un sogno che vorresti realizzare? Allora... E qua già ve l'avevo detto, però comunque ve lo ripeto perché giustamente non tutti possono andare a riprendersi il video, non sanno che l'avevo detto in quel video. Allora, il mio sogno più grande non è riguardante il make-up, nonostante possa sembrare. Mamma mia ragazzi, quanto sono lucida nella zona T, oh my god. Comunque, il mio sogno, anche se non può sembrare, diciamo, non è il make-up, non è assolutamente riguardante il make-up, ma sarebbe appunto entrare nel corpo di polizia e di far parte della sezione omicidi e lesioni contro la persona. Quindi questa è la mia aspirazione di vita, detective sostanzialmente barra investigatore, non a livello privato, sempre pubblico, quindi di Stato, però sostanzialmente questa è l'ambizione a cui io aspiro di più. Adesso tanti di voi si chiederanno, serve l'università? No, allora potete semplicemente fare il concorso di polizia e man mano salire di grado barra arrivare lì, oppure per facilitarvi la vita conviene fare l'università di criminologia, cosa che a me piacerebbe fare. Sapete che io non ho la patente, la sto conseguendo in questo momento, si può dire conseguendo, vabbè, quindi sto studiando, tra un po' qualche mesetto dovrei dare l'esame di teoria, in teoria se tutto va bene, perché io non sono assolutamente portata, anzi so già che verrò bocciata la prima volta, però almeno ci provo. E quindi sto facendo la patente, dopo che l'ho fatta vorrei iniziare a fare o l'università online oppure appunto questa qua di criminologia. Mi piacerebbe fare l'università online sinceramente, e anche il concorso non è male come idea, però ecco, diciamo che sono comunque tutte cose che devo guardare e valutare avendo un bambino. Questo è il mio sogno più grande. Poi, altra domanda. Quanti tatuaggi hai? Ne ho 3, ve li faccio anche vedere. Allora, questo è il primo. Poi, questo qui è il secondo. Prima che me lo chiediate, non è una scarnificazione, è un tatuaggio bianco. Io lo so che tutti quanti quando mi guardano sono rimasti tipo lì così, che bello, ma che tatuaggio è? Ma come hai fatto a farlo? Ma che cos'è? Tutti a dirmi che cos'è? È un tatuaggio. È un tatuaggio ragazzi, un semplicissimo tatuaggio bianco, al posto che usare l'inchiostro nero utilizzano l'inchiostro bianco, ma è un semplicissimo tatuaggio. E poi ne ho uno qua dietro, vediamo se riesco a farvelo vedere, comunque è questo cuoricino con dentro due iniziali. Non sono le mie iniziali quelle di Davide, ve lo dico subito, ma sono le iniziali dei miei genitori. Ma canti? Altra domanda. Sì, allora ragazzi, sono 2 anni, no forse anche 3. Ormai sono passati, cioè sono 2 anni che dico 2 anni, sono 3 anni e mezzo che io non canto, quindi che non faccio, non dico concerti, però appunto sì, che non faccio quelle, no, ho fatto qualche concerto con tante persone, quindi sono anni che non faccio queste cose, che non salgo su un palco, barra che appunto non mi esibisco. Sì, canto, nel senso che adesso sto riprendendo a cantare a casa, ad allenarmi puntualmente nelle canzoni. Però sappiate che, ecco, ho ancora tanto da lavorarci perché è tanto tempo che non canto adesso.
Poi, di dove sei? Allora, sono in Lombardia. Non c'è bisogno che io dica la città qua pubblicamente, non perché, cioè, non mi segue. Mi seguono quattro gatti, quindi non è che sia pericoloso per me, ma non sapete mai chi può guardare questi video, quindi non è il caso di dirlo perché non mi fido delle persone. Comunque non dirò la città, ma sono in provincia di Brescia. Poi, a che età hai avuto tuo figlio? Allora, mio figlio l'ho avuto a 19 anni. Il 23 dicembre ho scoperto di essere incinta del 2020. No, 2019. Io compio gli anni l'11 dicembre, quindi l'11 ho fatto 19 anni, ma io ero incinta già praticamente di un mese, quindi sono rimasta incinta a 18 anni per un mese praticamente. E poi ho avuto Thomas il 14 agosto del 2020, che io avevo 19 anni. Vorresti aprire un tuo brand? Sì. Allora, diciamo la verità, non è la mia aspirazione di vita, come dicevo, quindi nonostante il make-up mi appassioni tantissimo e che i miei video siano riguardo a quello, devo andare a girare il sugo. Comunque sì, mi piacerebbe aprire un mio brand nonostante tutto, perché sono una che ama avere tutto sotto controllo, l'organizzazione, le cose, e quindi diciamo che è veramente una cosa troppo bella, cioè sarebbe una cosa troppo bella. Però, boh, ragazzi, non è comunque la mia aspirazione di vita e non penso che lo sarà mai, perché comunque ci vogliono tanti money, diciamoci la verità. E poi comunque non ho quel seguito da poter, cioè non sono un'influencer famosa, quindi a meno che non dovessi diventare un'influencer famosa, cioè a meno che io non diventi un'influencer famosa, non penso, cioè che cosa che non credo mai succederà, non penso proprio di fare qualcosa di questo tipo. Che lavoro fai? Nessuno. Non lavoro, ragazzi. Sono casalinga, principalmente, perché con Thomas non posso ancora permettermi di andare a lavorare. Purtroppo la vita è questa, ragazzi. Non sempre si può fare qualcosa perché io non ho nessuno che mi tenga Thomas. La mattina va all'asilo, ma capite che non posso fare un colloquio di lavoro e dire sì, ciao, io ci sono, ma ci sono solo dalle 8 a mezzogiorno. Cioè, è un po'... ecco, non posso... Ovviamente una persona, cioè facendo un colloquio di lavoro con tutte le persone che fanno il colloquio di lavoro, se devono dare la precedenza a me che gli do degli orari, oppure un'altra persona che gli dice ci sono quando vuoi, mattina o pomeriggio che sia, a fare il turno, ovviamente prendono l'altra. Quindi non ho neanche provato, comunque poi senza patente mi viene molto difficile. Quindi ci sto cercando ancora di lavorare. A settembre Thomas poi andrà all'asilo fino alle 4, sarà anche un attimo più facile. Comunque per il momento non lavoro, però lavoro su Fiverr, una piattaforma dove mi permette di guadagnare grazie al make-up, che vabbè non è che sia chissà che cosa, però adesso è tanti mesi che non lo sto utilizzando, però prima guadagnavo molto su Fiverr appunto per fare video personalizzati di make-up, foto, cose varie. Dolce o salato? Salato, tutta la vita ragazzi, salato. Anche se vi dirò che ci sono quelle volte in cui mi ispira il dolce, dici cavolo, mi sogno i pasticcini la notte, come è successo in questi giorni. Ieri ho dovuto mangiare i pasticcini, veramente, manco fossi una donna incinta, non sono incinta. Comunque, però salato, salato assolutamente. Non è una domanda, ma sei bellissima, grazie mille. Non penso la stessa cosa, ma no, vabbè. Grazie mille e niente. Quando ti sposi? Allora, mi sposo ci ho dovuto pensare un attimo, il 30 settembre del 2023, quindi adesso è tra 3 mesi praticamente, ragazzi. Qualcosa che proprio non sai fare? Ballare. Allora, so cantare, non posso sapere fare entrambe le cose, io non so ballare, ragazzi. Cioè, proprio quello che non so fare, ballare. Chiedetemi tutto, ma non quello. Io sono stata mezza volta in discoteca, no, vabbè, 2 o 3 volte, ragazzi, io non mi sono mossa. Sono andata avanti e indietro per fumare, avanti e indietro e basta. Sono andata in bagno, camminavo, basta. Ho visitato un po' la discoteca praticamente per 3 volte che ci sono andata. Non ho mai ballato, non mi sono mai mossa neanche così. Zero, c'è proprio niente. Un palo. Come nasce la tua passione per il make-up? Questa è una domanda un po' particolare. Allora, la mia passione per il make-up nasce anni e anni fa. All'inizio, da piccola, guardavo Clio Make-up e mi dicevo, cavolo, anch'io sono bravina a truccare. Non è vero, ragazzi, facevo schifo. Non è proprio vero, facevo schifo, avevo solo la presunzione di dirlo. Però
Però poi negli anni mi sono accorta che è nata questa passione perché allora io mi truccavo sempre, ma mettevo solo il mascara, mettevo solo queste cose, a volte magari un po' di rossetto, non mi facevo ancora neanche le sopracciglia. Quindi niente, facevo un po' di queste cose qua, però non sapevo né dell'esistenza del fondotinta, del correttore, cioè solo mascara praticamente e forse l'eyeliner più avanti, ma nemmeno. Mi regalavano i trucchi, ragazzi, pensate, mia zia lavorava in profumeria, quindi mi regalava i trucchi che tornava a casa e mi regalava queste cose anche al compleanno, così mi regalava le trousse di ombretti al compleanno e io ragazzi, vabbè, mia mamma non mi dava il permesso di utilizzarli comunque, vabbè, secondo lei ero ancora piccola, però sta di fatto che non li ho mai utilizzati neanche in casa, cioè proprio non riuscivo, non ero capace, pensavo che non mi stessero bene, invece poi il make-up è anche cambiato negli anni, capito? Quindi non è solo quel velo di ombretto, è diventato anche make-up strutturati, particolari, liner grafici, cioè comunque cut crease, halo, sono diventati un sacco di cose, il make-up veramente ha sfondato. Quindi all'epoca era un po' diverso. Mi pento di non aver iniziato a fare video all'epoca perché ero già appassionata. Comunque niente, sta di fatto che principalmente il botto l'ho fatto quando per una mia amica io ero già portata, diciamo, non che adesso sia bravissima, però per dirvi ero portata comunque, non sto dicendo niente di male. Ecco, come dicevo, una mia amica doveva fare un trucco per Halloween, una mia compagna di classe che era la mia migliore amica al tempo. E niente, quindi sostanzialmente doveva utilizzare latex, doveva fare un trucco di una chirurgia plastica andata male. Allora io ho fatto la prova a casa e poi gliel'ho fatto, l'ho truccata per Halloween. E lì, ragazzi, ho scoperto che mi piaceva tantissimo fare questi trucchi particolari, quindi io sono andata indietro. Non sapevo fare i trucchi più semplici, non sapevo utilizzare gli ombretti, ma sapevo utilizzare sangue finto, latex, protesi. Cioè, quindi ho iniziato col trucco prostetico e poi sono finita con il trucco normale, più classico. E poi sono passata ancora alle cut crease, a yellow e cose così. Ancora non so, non mi sono cimentata troppo negli eyeliner grafici perché appunto non è che mi piacciono più di tanto, sinceramente non sono troppo nel mio stile, però mi piacerebbe anche provare qualcosa di quel tipo. E comunque niente, nasce così, nasce da questa cosa che io ho praticamente sperimentato questi trucchi, trucco a effetti speciali, viene chiamato comunque, e niente, da lì è partito tutto. Ah, questa penso che fosse collegata a quella di prima, dove abbiamo detto quando è il tuo matrimonio e cosa ti ha spinto a dire sì, riferito alla proposta. Allora, questa è complicata, perché vi racconto questa cosa. Fun fact, e una settimana prima di chiedermi di sposarmi, mio ragazzo mi aveva chiesto: ma se io ti chiedessi di sposarmi? Però tante volte me l'aveva detto e non era mai successo niente. Quindi ho pensato: ma sì, tanto ci vorrà qualche anno sicuramente. Cioè, non è una cosa che succederà adesso. E quindi nulla, nel senso l'ho presa un po' sul ridere. Però io gli ho detto: ti direi di no. E lui mi fa: ma se io avessi già preso l'anello, ad esempio, così, ma raga, non era la prima volta che me lo diceva, cioè, capite? Quindi io ho detto: no, te lo riprendi, io non ti sposo, non adesso, non è il momento più che altro. Lui mi fa: guarda che se mi dici di no, ci lasciamo. E io ho detto: ma non è questo il caso, perché comunque perché dovremmo lasciarci? Siamo bene così, stiamo bene noi due, non c'è bisogno che ci sposiamo, non è che per forza dobbiamo suggellare il nostro rapporto col matrimonio, ci vediamo più avanti, ok, per questo. Una settimana dopo mi ha chiesto davvero di sposarmi e io ho detto di sì, perché boh, in quel momento è diventata più che uno scherzo, una cosa molto più seria. Io sono convinta della persona che ho accanto, ci ho fatto un figlio. Il mio sogno è quello di avere una famiglia unita. Stanno tagliando l'erba. Il mio sogno è quello di avere una famiglia unita. Quindi non stavo pensando a lasciare mio compagno o che. Cioè, non riesco a pensare un giorno di lasciarlo, barra di essere lasciata. Se anche dovessi essere lasciata a pace, non sarà stata colpa mia. Però nel caso comunque in cui. Il mio sogno è quello di avere una famiglia unita, una famiglia che non ha un figlio di qua, un figlio di là, una famiglia che non è divorziata, una famiglia che non è. Cioè, poi non lo so cosa succederà, però il mio sogno è questo comunque. Quindi ho detto di sì perché lo amo e penso che fosse sottinteso. Ho detto di sì perché mi ci vedo in un futuro con lui e perché vedo una famiglia unita in noi. Avete visto che profonda qua? Il tuo colore preferito è azzurro. Però sembro incoerente detta così, perché voi sapete che ho tutto rosa, tema rosa, cose rosa. Allora, il mio colore preferito è l'azzurro, proprio quello chiaro, bello, intenso, perché mi fa stare bene, è un bellissimo colore. Però il secondo colore preferito, cioè alla fine io ho tutto rosa. Sembra che ho i capelli corti, ma in realtà sono i ciuffi davanti. Primo bacio.
sto male. Non so cosa voglia sapere questa domanda del primo bacio, se com'è stato, quando è stato o non lo so, cioè non so cosa voglia sapere effettivamente, però il primo bacio l'ho dato a 14 anni, tanti l'avevano già dato prima, io pensavo fosse tardi e invece scopro che al giorno d'oggi anche tanti lo danno a 16-17 anni il primo bacio, quindi nel senso non l'ho dato troppo presto perché ho aspettato di trovare qualcuno con cui mi trovassi bene comunque, cioè non volevo che fosse qualcuno preso per strada, capito ragazzi? Quindi l'ho dato a 14 anni e basta, ma non è stato Davide, posso dire questo. Comunque, come hai conosciuto il tuo ragazzo? Ecco, questa è bella. No, l'ho conosciuto a basket perché facevamo basket tutti e due e io avevo iniziato da pochissimo, non ero per niente portata, non ero per niente brava, ragazzi, avrò fatto una grandissima figura di merda con lui, ma fa niente perché mi aveva visto in una partita. Sta di fatto che da lì ci siamo conosciuti, nel senso mi ha scritto su Instagram, ha chiesto il mio numero a un suo amico, sempre che faceva basket, ma lui si scriveva con me e quindi non voleva dargli il numero. Ma per me non era una cosa di amicizia, cioè non l'ho presa come un sentirci, a quanto pare per lui non era così, infatti poi si è dichiarato. Comunque sta di fatto che ci siamo conosciuti su Instagram, è molto semplice, cioè conosciuti, ci siamo visti ovviamente, no? Però mi ha scritto su Instagram, io gli ho scritto, ci siamo scritti un pochino, ci siamo scambiati il numero se non sbaglio e poi dopo mi ha detto tipo sabato pretendo di vederti, allora ci siamo conosciuti da lì io con una scusa, non ho detto mi amo, esco con un ragazzo, ma gli ho detto ci troviamo per fare una partita di basket insieme, io con la palla in mano da basket che sono andata appunto a incontrare Davide e niente, basta. È strano sapere che da lì non ci siamo più lasciati perché ragazzi avevo 15 anni, assurdo. Quanti anni ha Thomas? Thomas ne ha, ne deve fare 14 agosto, 3 anni. Chi è la tua influencer preferita? Allora, direi Melissa Tani, ma perché mi trovo molto bene con il suo modo di fare, il suo modo di parlare, poi mi rilassa molto, il suo modo di spiegare le cose, non lo so, cioè ce ne sono altre ma che sono troppo esuberanti, sembrano quasi finte, oppure che sono troppo, non lo so, non mi danno una sensazione troppo positiva quando le guardo, quindi sinceramente preferisco di gran lunga Melissa Tani perché lei è super naturale e non lo so, esprime bene quello che vuole far passare, mi fa piacere anche che faccia vedere sia i momenti brutti che quelli belli. Mare o montagna? Mare. Mare tutta la vita, cioè non ci penso neanche su sta domanda, mare, punto, proprio ragazzi, cioè no, di fisso, io sono una persona strada mare, non sono una persona per niente di montagna, detesto la montagna, detesto la montagna, io voglio il mare, la spiaggia, il profumo del mare, il rumore delle onde, cazzo, cioè, vabbè, quindi non vedo l'ora di andare al mare la prossima settimana. Il tuo cibo preferito? Allora, non ho un cibo preferito, non ho un cibo preferito, ragazzi, non ce l'ho, quindi sinceramente non saprei che cosa dire, perché mi piace la pasta, mi piace la pizza, sì, mi piacciono gli hamburger, però... Cioè, gli hamburger solo quello del Mac e del Burger King in realtà, perché con gli altri sto male. Però mi piace un po' di tutto, lenticchie, cose, cioè... Due cose posso dire. Posso dire quale non è il mio cibo, che è proprio quello che detesto. Uova e pesce. Stavi benissimo con i capelli corti? Questa non è una domanda, ma grazie mille. E me lo dicono, me l'hanno detto in tantissimi, ma ragazzi io non voglio più tagliarli. Adesso fanno schifo perché ci ho dormito, mi sa che non li ho neanche pettinati. No, comunque li ho pettinati così alla cavolo. Quindi adesso fanno veramente cagare. Però grazie. Anche se io con i capelli corti non mi ci vedo più, li voglio far crescere lunghi, quindi ho deciso così. Vorrei fare il video anche io, ma ho troppa vergogna. Allora, questa cosa me l'hanno detta in varie persone, sinceramente, nel corso di quest'ultimo anno. E posso assicurarvi che non c'è niente di cui avere vergogna, perché guardate la mia faccia, cioè fa schifo, però mi faccio vedere in video lo stesso. Quindi, nel senso, se ci sono riuscita io, ci riuscite pure voi. Io ho aspettato anni e anni e anni prima di poter aprire un canale YouTube, perché non pensavo che potesse interessare mai a qualcuno. Sono partita da 0 iscritti, ho detto, ma sì, rimarrò sempre con 3 iscritti in croce. Invece sono arrivata ad averne 1730, che comunque non sono tanti, ok? Perché la gente è abituata, siamo abituati a gente che ne ha 30.000, 100.000, 300.000, 360.000. Però ragazzi, se ci pensate, metteteli in una stanza 1730 persone, sono sempre 1730 persone che mi seguono, quindi cioè, sono contenta di questa cosa. Poi io trovo più importanza negli iscritti di YouTube che nei seguaci su Instagram, perché è un'altra cosa, a volte ci si conosce e ci si segue, invece 1730 persone sono 1730 persone che sono interessate al mio di contenuto. Comunque posso dirti che non è niente di cui preoccuparti, buttati, perché veramente è una cosa bellissima, è anche uno sfogo, ti passa il tempo,
Veramente. E non c'è bisogno che tu abbia tempo per fare un video al giorno, qualsiasi cosa. Puoi fare un video al mese? Fai un video al mese. Non è importante. Cantante preferito? Eminem. Non è un vero e proprio cantante, però è la mia star preferita in assoluto. Cioè, io impazzisco. Quindi mi ha fatto stare bene quando nessuno mi ha mai fatto stare bene. Nel periodo in cui avevo la crisi adolescenziale, quindi assolutamente. Quanti anni hai? 22. Sono del 2000, devo fare 23 però a dicembre, quindi andiamo molto più in là, perciò. Che scuola hai fatto? Allora, scuola ho fatto liceo delle scienze umane, basta. Psicologia, antropologia, sociologia, pedagogia, questo erano, filosofia. Quindi queste materie qui, latino e cose di questo tipo, inglese. Hai altre ispirazioni oltre make-up? Beh, l'ho già detto, ho già risposto alla domanda prima, col concorso di polizia e quant'altro. Se devo pensare a qualcos'altro, non mi viene in mente niente, cioè, quello. Farei anche il becchino, ragazzi, ve lo dico. Qual è la tua tipologia di video preferita da fare? Penso YOL. Mi piacciono anche questi video chiacchiericci. Allora, può sembrare strano, ma la tipologia di video che mi disturba di più è... Cioè, mi disturba. Tipologia che mi piace di meno è quando mi trucco. Ve lo giuro, raga. Cioè, preferisco Get Ready With Me, ma... piuttosto che truccarmi per fare un trucco particolare. Però, boh, non lo so, raga. Perché ogni volta sfollo, perché non trovo le cose, vado, mi metto, si sposta la ringla e Thomas la fa cadere, io che sono lì con 6.000 pennelli sporchi, che cerco di fare le robe... Vi giuro, è un po' un casino solo per quello, però è invece la tipologia di video che riesco a strutturare meglio, che mi dà anche molta più soddisfazione, sono gli haul, che probabilmente sono la tipologia di video che piace più guardare a voi. Da quanto state insieme tu e il tuo ragazzo? Quanto è sul mio ragazzo? Comunque 7 anni. Ad agosto facciamo, l'8 agosto facciamo 7 anni insieme. Questa, raga, è del pro o contro scopo amicizia. Allora, vi risponderò molto schiettamente e poi passo alla prossima domanda. Sì. Cioè, pro, dove trovi l'ispirazione per i tuoi video? Allora, questa è una cosa bella. Io cerco di avere più idee possibili, cioè cerco di fare quello che vorrei fare io, quindi so che magari ci sono delle influencer che fanno quella tipologia di video del tipo top prodotti bocciati, cose di qua e di là, prodotti top, però io non top best fondotinta, però io non faccio questa tipologia di video qua, cerco di fare quello che ho per il materiale che ho, diciamo, e quello che mi ispira a fare. Quindi questo video è stato consigliato da una ragazza qua, appunto iscritta su YouTube, quindi me l'ha scritto lei se potevo fare questa tipologia di video subito il giorno dopo, quindi oggi mi sono messa a farlo. E quindi mi piace tantissimo assecondare anche le vostre esigenze, quindi se avete voglia di qualche video in particolare che io faccia. Però, sincera, non c'è un modo particolare in cui io trovo l'ispirazione per i miei video. Molto semplicemente cerco di fare quello che mi viene in mente. La prima cosa che mi viene in mente, poi magari faccio una serie di lista, comunque su un quaderno, dove ci sono magari delle idee di che video vorrei fare, e basta, tutto qua. Come pensi che si possa raggiungere la felicità? Bella domanda. Io penso che... Allora, io sono sempre stata del parere di Leopardi, quindi la felicità non è una gioia di per sé, ma la felicità è un intervallo tra due tristezze. Quindi io penso che la felicità subentri nel momento in cui noi non siamo stati bene e sappiamo quindi cosa significa stare bene. Nel senso che tutti i giorni non possiamo essere felici perché entra in gioco la monotonia, l'abitudine, quindi possiamo essere sereni ma non felici. Secondo me la felicità è qualcosa che deriva da una tristezza che c'è stata prima, quindi faccio un esempio, ho avuto un periodo tempo fa molto molto brutto in cui soffrivo veramente di ansia, attacchi di panico e non vi dico perché, però appunto nel senso l'ho risolto. E quando l'ho risolto ho capito qual era il problema, che cos'è che dovevo fare, e col dottore l'ho risolto. Quando ho capito che cos'è che non andava, che cos'è che dovevo fare, io sono stata felice. Avevo voglia di fare qualsiasi cosa, perché sono stata talmente male i giorni precedenti che ormai mi sembrava una passeggiata. I giorni successivi ho detto ok, posso fare qualsiasi cosa, oggi ho voglia di fare questo, oggi ho voglia di fare quello, faccio quell'altro, perché veramente era un periodo in cui non riuscivo neanche a camminare. Perciò è stato talmente traumatizzante come periodo che appunto dopo è sembrata una passeggiata, e lì mi sentivo felice, lì so che ero felice, ma perché? Perché era dovuto da un dolore che io avevo avuto prima. Comunque io penso che la felicità sia così e che non sia un sentimento che continua nel tempo, è semplicemente una cosa che viene dopo una tristezza, perché quella cosa è finita e quindi tu stai bene. Andiamo con l'ultima domanda, che è: cosa ne pensi dell'LGBT? Allora,
Questa è una domanda interessante. Io sono sia pro che contro, nel senso, raga, lo dico apertamente, cioè non ho problemi. Io non ho problemi con chi, se dovessi essere bisex, lesbica, gay, non ho problemi. Cioè, non mi interessa sinceramente che cosa sei. Puoi essere quello che vuoi. Non ho assolutamente problemi, non faccio discriminazioni. Penso che una persona possa fare tutto quello che vuole. Non sono assolutamente... Anzi, mi fa veramente imbestialire, incazzare, veramente tanto, quando la gente li insulta gratis, quando la gente picchia, quindi magari i ragazzini che vengono picchiati perché sono gay. Quindi assolutamente mi fa... è una cosa che mi fa imbestialire, perché non esiste, non esiste. Ognuno ha diritto di essere quello che vuole. L'unica cosa con i quali sono contro è che, nel senso, da madre penso una cosa, e magari potete anche essere non d'accordo, però voglio essere sincera. Sinceramente, se mio figlio un giorno dovesse crescere e voler diventare una donna, ci rimarrei un po' male. Non dico che non glielo lascerei fare, perché come farei? Cioè, non perderei mai mio figlio perché non gli lascio fare una cosa. Cioè, non rischierei mai di perderlo, assolutamente. E sarei un po' contro in quel caso, perché ho avuto tanti ricordi di lui da bambino. È nato che mi hanno detto è un maschio, ok? Ha organi di un maschio alla fine. E niente, quindi ci rimarrei un pochino male, perché penso, cavolo, tutte le foto che ho della sua infanzia, è un maschio. Io queste foto non le posso più far vedere a nessuno, perché lui si vergognerà. Non posso pubblicarle, non posso pubblicare i miei ricordi, non posso condividere i miei ricordi, perché lui non vorrà far sapere che, cioè non vorrà far vedere che era un maschio, ok? Quindi mi dispiace da questo punto di vista, perché sono sempre stata abituata che lui era maschio, sostanzialmente. E niente, mi dispiacerebbe, perché l'ho sempre chiamato Thomas e io ho deciso il nome, mio figlio, con tutti i ricordi, gli album di foto, le cose. Mi dispiacerebbe se lui poi un giorno dovesse cambiare il suo nome, il nome che non gli ho dato io. Quindi sono contro questa cosa. Allora, gli altri no, cioè se lo fanno gli altri non mi interessa, sinceramente. Siamo amici uguali, persone uguali, ok? Non sono una ragazza, mi dispiace, ma se anche siete tomboy, tomgirl, ragazze tomboy, penso che si dica, no, non mi metterei con voi, nel senso che sono etero, quindi mi spiace, ma anche se sembrate degli uomini non posso definirvi tali, quindi mi spiace, ma no, cioè l'uomo è l'uomo, che cazzo, cioè come faccio a spiegarlo? Somigliare a un uomo non vuol dire esserlo da quel punto di vista. Però ecco, cioè nel caso di mio figlio mi dispiacerebbe un po', sincera, che lui cambi, perché io vorrei che lui rimanesse così com'è, perché una mamma vede sempre il suo bambino, no? Anche quando diventa grande, vede sempre il suo bambino dentro, il bambino che era, quindi mi dispiacerebbe non riconoscerlo più. Però poi per il resto, ognuno può fare quello che vuole, questo è quello che penso. Non vi incazzate, però dai raga, cioè, capisco che chi non è madre, non è padre, non può capirlo. Comunque ragazzi, le domande a questo punto sono finite, vi ringrazio anche per aver guardato questo video, soprattutto se l'avete guardato fino alla fine, quindi grazie. Per il resto comunque iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, barra se volete vedere altri video da parte mia se siete nuovi, soprattutto se siete nuovi. Vi lascio l'Instagram qua sotto se volete seguirmi anche su Instagram, e niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci rivediamo al prossimo video. May I have your attention, please?